Le tentazioni contro la fede e la purità è merce offerta dal nemico. Ma non temerlo, se non con il disprezzo, finché egli strepita è segno che non ancora si è impossessato della volontà. Tu non ti disturbare per ciò che vai sperimentando da parte di questo angelo ribelle. La volontà sia sempre contraria alle sue suggestioni e vivi tranquilla, che non si è colpa, ma si bene vi è il compiacimento di Dio ed il guadagno per l'anima tua. Pace e bene, fratelli e sorelle, a tutti voi. Continuiamo anche oggi ad accogliere all'inizio di questa giornata le buone esortazioni di San Pio, che devono servirci per un cammino spirituale sempre più bello e sempre più gioioso. Ecco, anche oggi Padre Pio ci parla di questa prova che noi possiamo avere nel nostro cammino quotidiano. E purtroppo è questo il destino della nostra vita, il combattimento, la battaglia. Ma la battaglia e il combattimento è una possibilità che noi abbiamo, certamente tante volte forse anche di essere sconfitti, ma moltissime volte, se ci appoggiamo a Dio, di superare le prove. E oggi Padre Pio ci parla di queste tentazioni che sono verso due virtù, la fede e la purezza. La fede è la base di questo nostro rapporto con Dio. Noi dobbiamo credere fermamente nel Signore. E tante volte il nemico, ecco questo che Padre Pio chiama l'angelo ribelle, tante volte insinua dei dubbi, delle incertezze, ma chi lo sa se è vero o non è vero. La prova sicura per la nostra fede è l'amore che Dio ci ha manifestato attraverso il Figlio suo Gesù. È la croce, è la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, la certezza della nostra fede. Non vogliamo andare sui ragionamenti, su quello che anche a tanti altri uomini ci suggeriscono, ma aderire a Dio attraverso Gesù. E anche questo, ecco, saper controllare tutto quello che sono, potrebbero essere così chiamati, gli istinti carnali, proprio attraverso la forza che ci viene dall'amore di Dio. Disprezzare, ancora una volta ci dice Padre Pio, disprezzare le tentazioni significa vincerle e significa anche guadagnare tanto bene per la nostra anima. Buona giornata a tutti voi.